Ma anche te, stasera sarà una conferenza di altissimo livello culturale. Il nostro concittadino che non ha bisogno di presentazione, per cui chiedo un applauso. Il nostro concittadino che è molto raro vedere da Luca ultimamente, quindi insomma. È molto raro vederlo a Luca, quindi lo ringraziamo doppiamente per la sua presenza qua. Presenterà il libro del collega e amico Boni Castellani. Un libro che è un vero gioiello della filosofia contemporanea, quindi compratelo, godetevelo, è molto divertente, molto provocatorio e è un'arma veramente di stimolo culturale. Incredibile. Allora, basta con le ciance, come si dice a Lucca, lascio la parola ai protagonisti della serata, Paolo Del Debbio e Boni Castellani. Grazie a tutti per questa bella partecipazione, sfidando anche temperature del deserto. Io sono molto contento, ringrazio la casa editrice Science Books che mi ha invitato, ringrazio la Fondazione Augusta e mi complimento con loro perché, essendo lucchese, so che far uscire tanti lucchesi la sera col caldo, quindi vuol dire che siete riusciti là dove molti, per fortuna, hanno fallito. E quindi diciamo mi fa molto piacere. Poi il signor Boni Castellani, io lo conosco da tanti anni, e cioè da 24, ecco, quindi ne conosco la vita, ovviamente non la morte, ma anche i miracoli. Alessandra, scusa, si è silenziato il microfono, se lo riaccendi. Prendo la televisione commerciale, facciamo un piccolo spottino, compratelo, se no io mi ritengo e sono venuto da Milano qui per nulla. Invece se comprate il libro fate una buona azione per voi perché vi fa bene leggerlo e anche per in generale il mondo della cultura. Sapete perché è un bel libro? Perché è veramente un libro. Cioè non è quel ciarpame che si trova in giro per le librerie. Ora va molto l'intelligenza emotiva, l'intelligenza artificiale, il transumanesimo, il postumanesimo, la gender culture, la cancel culture. Io alcuni ho letto. A trovarci un'idea è più facile che un ago nel pagliaio. Fuffa. Puramente fuffa. Siamo circondati dal punto di vista culturale editoriale dalla fuffa. Questo libro no. Quindi ora io farò qualche domanda a Boni Castellani e poi dirò la mia sul libro, quell'idea, che l'impressione che mi ha fatto leggerlo e me ne ha fatte molte, ricche e profonde. Allora, caro Boni Castellani, come mai questo nome? Sì, il nome Boni Castellane è una dichiarazione di estraneità. Boni Castellane è un personaggio realmente esistito, era un nobile francese con ascendenze italiane. La cosa più interessante però è che era un piccolissimo
piccolo personaggio della recherche di Marcel Proust. Proust, nei Germans, cita le famose feste che faceva Boni Castellani. A casa sua, grazie ai soldi di sua moglie, perché lui era uno spiantato, non c'aveva una lira, sposò un'americana per i soldi e grazie a quei soldi riuscì a fare le feste più belle di Parigi. Nello stesso tempo, però, si occupava marginalmente di politica. Conosceva i diplomatici, conosceva i politici. Cercava di esercitare la sua influenza sui politici del tempo. E qual era il suo fine politico? Il suo fine politico, questa cosa è molto interessante, il suo fine politico non era un obiettivo preciso, cioè non, quando si parla di Proust si parla sempre della questione Dreyfus. Della divisione del mondo in dreyfusisti e antidreyfusisti. Boni Castellane non si occupava di questioni contingenti, era un vero reazionario. Voleva l'instaurazione del passato, rinnegava il presente a favore del passato. E lo faceva nel mondo della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento. Allora poteva essere una scelta decadente, era la tipica scelta del decadentismo. Oggi è esattamente l'opposto, è la scelta dell'opposto del decadentismo, è la scelta che consente di negare ciò che nega la vita, la realtà e il dato di fatto per cercare di ricostruire un rapporto con la vita, con la realtà e con il dato di fatto. Per farlo abbiamo bisogno di rievocare la maschera di un aristocratico di fine Ottocento. Il decadentismo di fine Ottocento rappresenta oggi, nel 2023, il massimo della vita. E questo ci dice tutto della società nella quale Perché? viviamo. Perché la società che si è costruita oggi, essendo nichilista, essendo la realizzazione del nichilismo, essendo la realizzazione del materialismo nichilista, è la negazione del dato di fatto, della realtà e della vita. È l'imposizione dell'ideale della macchina come sostituzione dell'essere umano. Il nostro ideale deve essere la macchina. Deve essere qualcosa che funziona sempre, che produce sempre, che non si ferma mai, anzi, che va sempre più forte. Il progressismo al suo ultimo stadio. E allora oggi come facciamo a negare, come facciamo a contrapporci a questa deriva? Non possiamo fare altro che metterci una maschera e pensare a coloro che nel mondo precedente, nel mondo che ancora era basato sulla vita, sui fatti, sulla natura, sui dati della biologia, sui valori, sui dati della moralità, minima, minimale, erano portati avanti, incarnati da coloro che allora sembravano il massimo della decadenza. E io penso che questo sia il modo più forte per esprimere il disagio che crea la società completamente ribaltata nella quale viviamo oggi.
Gentilissimo. Il titolo, Terra Ostile. Che cos'è la Terra Ostile? La Terra Ostile... La terra ostile è quella condizione in cui non si... ho fatto una modifica dell'ultima uscita e quindi sì, ho molto migliorato questo aspetto. No, la terra ostile è quella cosa che non ci consente più di fare ciò che Junger consigliava nel suo trattato del ribelle. Nel trattato del ribelle Ernest Junger consigliava di passare al bosco. Il dato fondamentale, che probabilmente è stato quello che mi ha portato a scrivere questo libro e che mi porta tutti i giorni a scrivere sulla verità, a cercare di, con i tweet, con i social, di oppormi allo sgretolamento dei valori, è stato proprio la constatazione che l'idea di passaggio al bosco non è più attuabile. Il passaggio al bosco di cui parlava Junger, che allora negli anni 50 era il massimo della fuoriuscita della società, oggi non c'è più concesso, nemmeno quello c'è concesso, perché la politica si è trasformata in controllo della vita. La politica è diventata biopolitica. Il momento fondamentale, il momento di snodo, il momento di passaggio è stato il Covid. Durante il Covid la politica, evidentemente consciamente o inconsciamente, si sono dimostrati ottimi lettori di Michel Foucault. La politica si è trasformata in biopolitica, cioè il controllo della società, diciamo, si è trasformato in controllo delle vite biologiche. Allora, se la politica diviene controllo delle vite biologiche, non siamo più contornati da Peppone. Non siamo più dei Don Camillo che hanno a che fare con Peppone. Quel mondo lì non esiste più. Non c'è più quel mondo. Ormai tutto ciò che è attorno a noi, il nostro conto corrente, la tessera dei mezzi di trasporto, la macchina, i posti dove parcheggiare, la tessera dell'azienda sanitaria, il nostro certificato vaccinale, la carta d'identità digitale, il passaporto, tutti i nostri documenti, tutto ciò che concerne la nostra vita è diventato qualcosa che ci minaccia. Don Camillo era minacciato da Peppone, ma non era minacciato in fondo, poi quando si sono trovati in Russia, aveva bisogno di un chierichetto, e gliel'ha fatto Peppone, il chierichetto, tra quel mondo là, tra un cattolicesimo democristiano degli anni 50 e il PC, e un comunista che fece la guerra, che combatté in guerra, c'era il riconoscimento di essere entrambi italiani, in fondo, e comunque entrambi parmigiani, entrambi di Brescello. Almeno questo sì, questo rimaneva. Oggi no, non rimane più. Colui che ti costringe a modificare il tuo stile di vita radicalmente non è più un tuo avversario,
diventa qualcuno a te ostile. E ovunque ci voltiamo, vediamo qualcosa di ostile. Questa cosa è la terra ostile. Tutto è ostile. Non ci è più concesso nemmeno il passaggio al bosco, come pensava Junger. Quindi dobbiamo pensare a nuove modalità per cercare di difenderci. Non è detto neanche che funzioneranno. Ma la constatazione dell'essere in una terra ostile è la prima e necessaria premessa per poi cercare di decidere cosa fare. Chiaro. Vorrei sapere, nel libro uno dei temi è il farsi piccolo, il ritirarsi. Cosa vuol dire? Per sopravvivere, cioè per avere una chance di vita in terra ostile, farsi piccoli, tornare alla terra. Boni Castellane, oltre a studi approfonditi, eccetera, è anche uno che è nato in ambiente contadino, quindi nel libro troverete molti riferimenti alla terra, che non sono riferimenti alla terra solo nel senso della coltivazione, ma dell'importanza del rapporto naturale con il verde, con la terra, con le coltivazioni, eccetera, senza nessun fondamentalismo di tipo ecologista. Ecco, cosa vuol dire questa cosa? I farsi piccoli è un consiglio, è una proposta, nel vero senso della parola, una proposta che nel mio libro non ci sono mai indicazioni, mi sono fermato prima di dare precise indicazioni anche perché potevo dire qualcosa di illegale, quindi ho preferito non approfondire queste indicazioni precise. Thomas Hobbes nel Leviatano descrive lo Stato come un gigante ostile. 1600. Thomas Hobbes scrive il Leviatano. Thomas Hobbes era un grande studioso di linguaggio, Era un grande studioso di linguaggio, non era un politologo. Era uno studioso di linguaggio e arrivò alla politica partendo dal linguaggio, che è esattamente quello che dobbiamo fare noi oggi, arrivare alla politica decostruendo il loro linguaggio. E descrisse lo Stato e lo chiamò Leviatano. E lo descrisse come l'insieme di tante piccole entità che si univano tra di loro, eccetera, eccetera, eccetera. Il Leviatano, nel momento in cui va a pesca, usa una rete. La rete del Leviatano è la mano dello Stato, le tasse, la polizia. Come si fa a sfuggire al Leviatano? Bisogna passare attraverso i buchi della rete. Questa indicazione, a mio parere, è una proposta, rappresenta la declinazione che oggi può assumere l'immortale e antico motto dell'Azebiosas, del vivere nascondendosi. In terra ostile bisogna vivere facendosi piccoli, piccoli. Io posso sbilanciarmi in questo caso. Ce l'ha insegnato la pandemia. Lo scontro diretto con l'autorità, con la forza, con lo Stato, con tutti coloro che vogliono imporre il proprio controllo sui corpi è perdente. Perdente, è perdente. Occorre farsi piccoli. Occorre usare i loro stessi mezzi, trovare delle falle nel sistema che loro hanno creato, un sistema talmente grande, loro puntano al governo mondiale, la loro finalità dichiarata è il governo mondiale. Io credo, questa è un'ipotesi,
il Signore ci aiuti in questo. Io credo che il governo mondiale abbia dei punti deboli, non sia ancora completamente implementabile, non sia ancora completamente realizzabile. La rete ha ancora delle maglie abbastanza larghe. Forse ci consentono ancora di farci abbastanza piccoli per passare attraverso. Assolutamente. In Olanda, ma sembrava che andasse tutto bene, no? L'Olanda è una realtà che stavo seguendo perché effettivamente, adesso detto tra noi, diciamolo qua solo tra di noi, non diciamolo troppo in giro, ma noi in Italia siamo abbastanza privilegiati. Se guardiamo il mondo anglosassone per ciò che riguarda le questioni gender, se guardiamo il mondo nordico per ciò che riguarda le questioni dell'immigrazione, beh, in Italia noi siamo abbastanza privilegiati. Siamo abbastanza privilegiati. 2 giorni fa in Francia è stato arrestato un uomo che ha detto la seguente frase in pubblico: nella classe di mio figlio ci sono solo 3 bianchi. È stato arrestato. In Francia è stato arrestato. L'allenatore del Paris Saint-Germain è stato messo sotto, arrestato e poi rilasciato e messo sotto processo perché 5 anni prima alcuni giocatori hanno detto alle autorità che 5 anni prima in spogliatoio aveva dichiarato: in questa squadra ci sono troppi giocatori di colore. L'hanno arrestato, l'allenatore del Paris Saint-Germain. L'Italia è ancora un posto felice da questo punto di vista. Da noi non succedono ancora queste cose, anche se Zan avrebbe voluto metterle in atto. Se passava la legge Zan, probabilmente il mio libro non poteva uscire, tutto ciò che scrivo su Twitter non avrebbe costato la sospensione dell'account, molti di noi forse avrebbero preso delle multe. Ebbene, il vivere nascostamente, il farsi piccoli, rappresenta oggi l'unica possibilità di sopravvivenza interostile. A maggior ragione, perché il farsi piccoli si basa sulla consapevolezza che la grande forza, non voglio usare la parola arma, non è un'arma, la grande possibilità che ci viene data è rappresentata dalla potenziale comunità che noi possiamo costruire grazie alla rete. La rete internet, che è stata costruita per globalizzare, in realtà ci consente di farci piccoli e di creare una comunità. Questo forse potrebbe rappresentare una possibilità di interpretazione del farsi piccolo. Ora mi interesserebbe sapere chi sono gli autori di riferimento, cioè le figure filosofiche, letterarie, artistiche, poetiche e umanistiche, diciamo, di Boni Castellana. Allora, per questo libro. Certo, non devo cadere nell'errore di parlare delle mie figure di riferimento, perché come cerco di dire su Twitter, tutte le volte che qualcuno mi chiede chi io sia, la risposta è sempre la stessa: io non sono nessuno. Io non sono nessuno, assolutamente nessuno. Boni Castellana è un personaggio
ha delle sue idee, è una figura. Dietro chi è Boni Castellani? Non è nessuno. E questa è la cosa interessante. In terra ostile occorre indossare una maschera per cercare di dire la verità. Allora, le figure di riferimento di Boni Castellane possono essere innanzitutto colui che ispirò a Oscar Wilde la frase «datemi una maschera e vi dirò la verità», che era Friedrich Nietzsche. Wilde era un lettore di Nietzsche, uno dei pochi che conosceva Nietzsche a quel tempo, non lo leggeva nessuno Nietzsche, si pubblicava da solo i suoi libri, non era conosciuto da nessuno, gli unici interlocutori che aveva erano gli amici delle vacanze che trovava in Alta Inghilterra. Che qualcuno poi tradisce. Esatto, esattamente. Ma Oscar Wilde, uomo estremamente colto, conosceva Nietzsche, ne leggeva i testi e rubava e metteva nelle sue commedie teatrali, nelle sue pièce. Il concetto di datemi una maschera e vi dirò la verità, come anche l'historiette di Narciso che Oscar Wilde con la sua maestria produsse, arriva da Nietzsche. Quindi Nietzsche sicuramente è un pensatore, a mio parere, da riscoprire completamente. Perché? Se mi è consentito, visto che siamo tra amici questa sera, in questo posto meraviglioso, vedo che il tour di Boni non vedrà più un posto così bello e forse neanche gente così bella, probabilmente. Questa sera veramente è sicuramente anche un interlocutore così di questo livello. Certo, se vai a presentarlo a Pisa non lo trovi. C'è un po' di campanilismo. Sano, le radici sono sempre sane. Bene. Quindi, visto che siamo tra amici, mi sento di dire una cosa che magari Gianni Vattimo ci contesterebbe. Non ce ne fotte. Però appunto di noi possiamo dirlo. Io ritengo che Friedrich Nietzsche sia un autore fondamentale dal punto di vista religioso. Perché? Io ritengo che Friedrich Nietzsche in tutti i suoi testi non abbia fatto altro che disperarsi per l'ateismo e per il materialismo e non fece altro che denunciare l'ateismo come qualcosa di indegno. Per tutta la vita Nietzsche non accettò, rifiutò l'idea di ateismo, non l'idea di Dio come pensano molti, come hanno pensato molti nel Novecento. Rifiutò l'idea di ateismo, non accettava l'idea di Dio che gli aveva insegnato suo padre pastore protestante, umano, troppo umano. Era un Dio umano, troppo umano. Lui cercava il vero Dio, il Dio che andava oltre la rappresentazione della religione ottocentesca. Il vero Nietzsche è il Nietzsche della ricerca religiosa. A mio parere Nietzsche va riletto esattamente in questo senso, perché la ricerca del sacro che affonda le sue radici nella nascita della tragedia è per noi oggi disperati alla ricerca di un punto di riferimento, qualcosa di fondamentale, assolutamente fondamentale. Il sacro è necessario alla vita degli uomini. L'uomo non vive senza sacro. Non esistono gli atei. Esistono persone non cristiane che si costruiscono un'altra religione sulla base delle proprie idee. L'ateismo non c'è, è una cosa, è una convenzione. Il senso del sacro, perché è importante? Perché sprechiamo il nostro tempo, le nostre parole, le nostre intenzioni, i nostri sentimenti? Perché?
perché il sacro è necessario. Se non fosse necessario, sarebbe superfluo. Sarebbe completamente superfluo. Perché è necessario? Il sacro è necessario perché rappresenta la casa nella quale vive la nostra anima, il nostro spirito. Il materialismo è arrivato alla fine. Il materialismo ha fallito. Il materialismo ha fallito. Il materialismo dialettico ha fallito. Perché? Perché ha costruito un mondo invivibile. Ecco perché. Ecco perché. Non perché si è contraddetto, non perché ha contraddetto le proprie premesse, non perché si è rivelato hegelianamente contraddittorio, la vita invivibile. Primum vivere, deinde filosofare. Primum vivere. La filosofia serve alla vita, non è la vita che serve alla filosofia. E se la filosofia si rivolta contro la vita e costruisce il mondo nel quale viviamo oggi, cioè la terra ostile, significa che ha fallito. Il materialismo dialettico ha fallito. Ecco perché oggi non è più possibile accettare quello che ci viene proposto nell'ultima settimana. L'ANSA, la principale agenzia di stampa italiana, ha ripetuto ogni 4 ore il concetto che stiamo vivendo nell'estate più calda degli ultimi 2 milioni di anni. Ogni 4 ore partiva il messaggio. Addirittura, alla verità, abbiamo monitorato, io non c'è nemmeno l'esistenza, abbiamo monitorato gli account di ANSA Abruzzo, ANSA Molise, ANSA Sardegna, ANSA Emilia Romagna, ogni regione ha la sua ANSA. Ogni 4 ore partiva il richiamo. Oggi il grano non è stato possibile coglierlo perché fa troppo caldo. In Puglia oggi i pescherecci non sono salpati per il caldo. In Lombardia, mentre partiva l'ANSA che diceva questa è l'estate più calda degli ultimi 250 anni, veniva una grandinata che ha fracassato tutta la zona di Niguarda. Questa è la terra ostile. La terra ostile è quella che propone una verità alternativa non a ciò che tu pensi sia giusto. No? Non siamo più nella dialettica tra mondo cristiano, mondo comunista, non lo so, sinistra, destra, assolutamente no. Siamo entrati nella dialettica che ci vuol far credere che ciò che stiamo vivendo ora in questo momento non è vero. Non siamo nella casa del boia, non siamo Lucca, non siamo a una presentazione del libro di Boni Castellani, siamo in un altro posto. Questa cosa non è una contrapposizione ideologica. Questa cosa è un'altra cosa. È terra ostile. È, cioè, non c'è parola. È il tentativo di riprogrammare completamente l'uomo. Quindi, per completare la risposta, oltre a Nietzsche, io direi che l'altro punto di riferimento fondamentale di Boni Castellani è Hölderlin. Hegel. Esatto. Hölderlin è il poeta che disse: più vicino è il pericolo, più vicino è la salvezza. Lo poteva dire soltanto più vicino al pericolo, più vicina è la salvezza. Perché soltanto nella consapevolezza del pericolo che stiamo vivendo, cioè del pericolo che ci venga tolto tutto, possiamo dare vita a delle iniziative di
Fatemi dire questa parola con una certa liberazione, delle iniziative di reazione. Reagiamo a questo mondo. Evola scrisse tante cose per dire il pensiero reazionario non è vero che è brutto, è molto bello, bisogna reagire a questo mondo illuminista. Aveva perfettamente ragione. Solo che quando lo leggevamo 20 anni fa, 30 anni fa, dicevamo, Evola, sì, pensatore inizio Novecento. E invece no, oggi viviamo nella nostra carne. Il fatto non di essere dei reazionari, ma il fatto di costruire una reale reazione al tentativo di espropriazione della nostra vita che è in atto in questo momento. E per farlo, a mio parere, non è possibile prescindere dal bello, dall'arte, quindi sia Nietzsche che Hölderlin. Avevo sbagliato perché avevo capito male. Hölderlin, il poeta Hölderlin, che è tutt'altra cosa da Hegel. E c'è una cosa che ti sta a cuore dire, tra quelle che ti ho chiesto prima di passare alle mie modeste riflessioni sul tuo libro? Vorrei dire questo, vorrei questa sera fare un riferimento. Quando è che inizia? Cioè, le cose, insomma, le cose sono cambiate, cioè, questo è il punto, le cose sono cambiate. La politica è cambiata. Il mondo è cambiato, oggettivamente, oggettivamente. La terra ostile si instaura perché le cose sono cambiate a un certo punto. Quando le cose sono cambiate? Quando? Io nel libro uso convenzionalmente la data del 2000 per dire che con la prima Presidenza Obama cambiano le cose, ma in realtà è solo una convenzione per dire che a un certo punto loro, non nominiamoli, loro, non sappiamo neanche bene chi sono perché sono i cosiddetti capi esterni, no? Non li, altro che maschera di Boni, quelli sì che sono mascherati davvero. Da quando la scuola di pensiero americana ha dichiarato che la storia è finita, ha dichiarato la fine della storia, no? Francis Fukuyama, quegli storici lì, a un certo punto hanno detto la storia è finita. Perché? Perché l'America ha vinto contro il blocco sovietico. La storia è finita. È vero? No, non è vero, non è vero. Era una boutade, forse neanche lo stesso Fukuyama ci credeva e comunque poi ha negato la cosa perché a livello accademico non stava in piedi, ma comunque come boutade va benissimo, ci mancherebbe altro, è elegante dirlo, no? La storia finisce, ma non è finita per niente, la storia è andata avanti e come, sono successe di robe dopo il 92, dopo il 94, ne sono successe di cose, no? A parte l'11 settembre. Molte cose sono successe, molte. La storia è andata avanti e come. Ma a un certo punto qualcuno si è convinto che la storia fosse finita. Allora, se la storia è finita, che cosa facciamo adesso? Bill Gates, la settimana scorsa, ha avanzato una proposta. Ha detto che per mitigare ora, la domanda è, chi ha investito Bill Gates?
della facoltà di decidere l'oscuramento del sole? Io credo che sulla base di questa domanda si possa capire realmente un fatto decisivo, determinante, e cioè che a un certo punto, che sia il 2000, che sia il 2002, che sia il 98, che sia il 97 o che sia il 2006, che sia la fine della storia descritta da Francis Fukuyama oppure no, fatto sta che a un certo punto qualcuno si è convinto che il fine della storia non era più vincere contro un nemico che era il blocco sovietico. Il fine della storia era il dominio assoluto, grazie, delle coscienze. Il dominio assoluto delle coscienze. Se il nemico è l'Unione Sovietica e il blocco sovietico, l'Italia può avere il boom economico, può consentire a chi lavora di costruirsi la seconda casa al mare, può consentire alle famiglie che il marito lavori e la moglie faccia la casalinga e i due figli vadano tutti e due all'università. Ma chi se ne frega? Vi ricordate quali erano i grandi problemi, i grandi dibattiti? La scala mobile, c'era il referendum sulla scala mobile, due punti di scala. Questi erano i problemi che potevano interessare l'Italia. Perché? Perché ciò che dominava la politica vera era la contrapposizione dei due mondi, blocco occidentale contro blocco sovietico. Se la storia finisce, ci si può concentrare sul dominio delle vite degli individui e sulla loro conversione pedagogica e sulla mutazione delle loro più intime convinzioni, sull'annullamento dei valori, sull'annullamento dell'idea di genere sessuale, sull'annullamento dell'idea di procreazione, sull'annullamento dell'idea di uomo e di donna. I dizionari negli Stati Uniti si rifiutano di definire la parola donna. Si rifiutano di definire cosa sia una donna. La politica, a un certo punto, ha deciso di occuparsi delle nostre vite in profondità. E quando è successo questa cosa? Successa quando qualcuno ha deciso di aver vinto, che non c'erano più guerre da vincere, che tutto il mondo era un proprio possedimento nel quale instaurare forme di dominio diversificato, e quindi si poteva passare alla riprogrammazione degli individui uno per uno. Ecco perché sono successe tutte le cose che ci sono successe. Ecco perché la pandemia è stata affrontata a livello globale, tutti nello stesso modo, tutti seguendo le stesse indicazioni, fatto salvo alcune oasi come gli Amish, di cui mi occuperò fra poco sulla verità. E gli Amish, nessuno si è vaccinato, stanno tutti benissimo. Io non sono un virologo, sono di una famiglia di medici. Io stesso dovevo fare il medico, ma sono una pecora nera e ho fatto il filosofo. Ma sono contornato da medici. Ho vissuto la pandemia contornato da medici, esatto, che all'inizio ci credevano, poi lentamente hanno visto che forse c'era qualcosa che non andava. Ecco, a un certo punto si sono convinti di aver vinto e quindi hanno deciso che il nuovo obiettivo era la riprogrammazione individuale delle coscienze.
Questo era una delle cose che volevo dire questa sera. Grazie Paolo di avermelo concesso.